Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, oggi è il 18 dicembre, sono le ore 20:30 e sono online pronto a giocare con voi la terza manche della Christmas Cup, un torneo che andrà avanti per tutto il mese di dicembre, una nuova manche ogni settimana. Come avete potuto vedere nell'ultimo episodio, la classifica si sta trasformando ed è cambiata parecchio dopo la prima manche. Sono molto curioso di vedere che cosa succederà oggi, quindi vado immediatamente a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Ok ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi. Allora, vediamo cosa riuscirò a combinare. Questa è la terza manche della Christmas Cup. Occhio che Vav scappa via. Qualcuno mi ha centrato il guscio rosso. Vado a parete, che me ne sto un attimo più tranquillo. E mi prendo anche il doppio col saltino. Occhio. Sfruttiamo il funghetto e via. No, vabbè, dai! Meno male che il guscio rosso è sparito. Vabbè, ho preso... Mi schiaccia! No. Mi è andata di lusso. Lui è ancora una banana, protezione. Occhio. Ti supero! Non è che adesso me la sgancia davanti alle ruote. Oddio, ho visto passare un boomerang incredibile. No, ma mi conviene aspettare, comunque, mi conviene assolutamente aspettare. Vado dall'altra parte, perché se sgancia quella banana almeno io sono al sicuro. E è arrivato il fulmine. Vave sempre in testa. C'è un Waluigi che è distantissimo. Prende il doppio, ma appare anche a me questa volta. No, aveva la protezione. Salutoni. Ho tagliato tutto quanto e mi è uscita una monetina. Ho preso anche un funghetto extra. È tirata sta partita, sono abbastanza teso. Ho sganciato là in mezzo la bomba. Aia, il fulmine. Non ci voleva il fulmine proprio alla fine, però. Perché sta arrivando un DK a tutta birra? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, voglio vedere chi stava utilizzando DK. Perché ho visto che procedeva a tutta velocità. Mamma mia. Ah, era Franci. E poi Davy Bonny completa il podio. Venghino, signori, venghino. Pianura ciambella. Oggi ho iniziato alla grande. Speriamo di continuare così. Ecco, ho parlato troppo presto. Fantastico. Devo stare zitto. Chi è che frena? C'è qualcuno che si è bloccato di colpo. Oddio. No, mi ha toccato Franci con le banane. Se no ero già davanti a tutti. Pazzesco. No. No, Vav. No. Non mi guardare neanche con quei gusci. Vabbè ragazzi, ci ho provato all'inizio. Quanto è scivolosa sta pista. No, un singolo power up non va bene. Ok, ripartiamo a tutta velocità. Settima posizione ci può stare. Ecco il guscio blu. Noi adesso facciamo così. Oh! Oddio!
Oddio, ho attivato la stellina appena in tempo. Ho attivato la stellina appena in tempo. Guarda come si spostano. No, dai, che cattivi. Non sono riuscito a sterzare stretto, vabbè. Mi sono dovuto accontentare del singolo. Ho fatto una mezza strage, ma... ma quello da dove salta fuori, scusate? A parte che è andato lunghissimo. No, Luigi! Luigi! Mi ha fregato Luigi il podio! Dai! Così no, però! Ciao, vediamo un attimo la classifica finale. Ho visto un Mi verde che stava... andando dritto per dritto. La classifica non esce. Ok, ah, eccola qua. Ah, perché c'era Pierre, Franci, Vave, Luca. Ok ragazzi, terza corsa di oggi. Pista polare. Una delle piste secondo me più belle di Mario Kart 8 Deluxe. Anche di Mario Kart 8, eh. Adoro questa moto e adoro Mario. No, e quei gusci verdi che piovono dall'alto. Adesso vi porto via il doppio. E invece no. Vai di qua. Opla. Dai, non adesso. Andiamo. Ah, non sono riuscito. No, stavolta mi prende. È andata di lusso. Comunque sono tutti qua, eh. Sono tutti qua. Non so se è meglio passare nella pista gialla o verde. Boh, mamma mia. Ho Luca e Franci vicinissimi. Più che altro non ho niente per difendermi. Ok. Le mie preghiere sono state esaudite. Quella l'ho evitata all'ultimo. Qui stiamo molto stretti. Guarda come mi seguono. Aia, m'ha preso. Allora a questo punto facciamo così. C'è anche Davy Bonny. Ah, volevi? Volevi, birichino, volevi. Haha. Ho provato a lanciare un guscio rosso, ma mi sa che ho sbagliato strada. No, non lo prendo più. Accidenti. Il clacson non ci voleva. Cioè, non il clacson, il fulmine non ci voleva. Dai, ma non ci credo, sono arrivato terzo. Vav mi ha superato sul traguardo, ma non ci credo, ma che tristezza. Vabbè, è comunque sempre podio, eh. No, Franci l'ha giocata meglio stavolta. Cioè, io ho cercato di difendermi finché ho potuto, poi mi hanno pigliato con una fiammella. Ciao, stanno arrivando anche gli ultimi. Grande Pierre. Franci, Vav e io sul podio. Ok, ragazzi, cascate dei tipi timidi. Stanza piena. Adesso sarà assolutamente durissima. Però per quanto riguarda le partenze sono molto rapido, eh. Chi è che mi c'entra? Ragazzi, oh, oh, vi faccio pagare i danni. Ho preso anche Alino. Occhio, sono andato largo. Buono. Lui tanto ha un funghetto. Vav mi pare che abbia utilizzato di nuovo le fiammelle. Mamma mia, tutti sopra così?
sesto. Ah, è vero che c'è una scorciatoia anche di lì e Luca la conosce. Adesso. No, devo attaccare, ragazzi. No, dai, l'ho utilizzato pure io. Non siamo... Non ci siamo dati fastidio a vicenda. Solo tu hai colpito me. Pallottolo Bill. Conviene togliersi. No, sono senza power up. Grande sorpasso interno. No, vieni qua. Vieni qua che hai funghetti. Vieni qua. Niente, scendo basso stavolta. No, è mio il doppio. No, dai, ho distrutto tutti i gusci e sta arrivando... Ah no, qualcuno l'ho preso. Povero Alino, è già la seconda volta che lo piglio. Ho preso Johnny. Johnny, ti fermi? No, dai, sono caduto giù. Ho perso mezz'ora. Niente, se non mi esce un pallottolo Bill qua... Finisce malissimo. Lo dico e lo ripeto. Grazie, proprio quello che volevo. No, non ci provare. Dai, con la stellina, Alino. Guardalo. Oh, alla fine è riuscito ad arrivare davanti a me. Pazzesco, eh. A parte che io l'ho colpito 2 o 3 volte, quindi ci sta che una volta mi abbia preso anche lui. Però pazzesco, mi è arrivato davanti. Grandissima gara, vediamo chi ha vinto. Stanno arrivando anche gli ultimi. Forse stiamo per... No, non ci sono più botte, vero? Non ci sono più botte. Solo che dobbiamo sempre aspettare la classifica finale. Eccola qua. Henry, secondo Franci e poi Luca. Ok ragazzi, vai con l'Arena Excite Bike. Qualcuno chiede perché vi piace questo tracciato, ma sinceramente non mi dispiace. Semplice, può capitare di tutto in... Oddio, non sapevo dove andare a prendere il power up, perché sono partito molto lento e qualcuno mi ha già preso. Però alla fine subisco io sempre le conseguenze peggiori, eh. Ah! Mi sa che ho preso Vav, perché prima mi aveva colpito. Vabbè, voi passate lì sopra che io passo di qua. Alla fine non ho superato nessuno, eh. Ma è tosta, è tosta. Ok, nessuno ha preso il doppio. Ciao Johnny! Johnny, è quasi magia, Johnny. No, no, sulla banana no. E niente, Vav è comunque davanti a me. Passato larghissimo. No, no, no. Non vo- vabbè, portami all'inizio, portami al traguardo. Adesso io pretendo un pallottolo Bill, eh. Lo pretendo. Ma chi è così indietro con Zelda? Ok, mi è uscito qualcosa di interessante. Ottimo. Guarda il pallottolo Bill. Sto tentando di recuperare Franci che è lì davanti. Mancava il fulmine. Ci mancava soltanto il fulmine. No. Oddio, oddio. No, dai. L'hai sparato a casaccio. L'hai veramente sparato a casaccio. Mi spiace, sono già arrivato. L'hai veramente sparato a casaccio quel guscio verde. Non ci credo. Non è possibile. Non è veramente possibile. Ok ragazzi, siamo a metà manche. Sesta corsa di oggi. Di nuovo cascate dei tipi timidi. Via velocissimo. Ok, sono riuscito a prendere un power up.
Ho già centrato qualcuno così a casaccio, cercando di mettermelo dietro. Qui anche strappare due monetine è una roba impressionante, non si riesce. Niente, neanche il singolo, fantastico. Bene, ma non benissimo. Oddio, cos'è successo? No. Voleva toccarmi con i gusci verdi. Oh, Franci, ti sei incastrato. Eccolo lì, il boomerang. Dai, ma perché non li prendono? No, dove vai? Aia. Oddio, sta esplodendo il mondo comunque. Ho qualcuno con la stellina che mi sta inseguendo, è impressionante. Non ho la più pallida idea di come faccio ad avere 7 monetine. Allora sfruttiamo il fantasmino finché possiamo. Oh, altra stellina. Oh, attenzione, anche Johnny aveva la stellina forse. Vai con l'altra stellina. E però è velocissimo, non riesco a stargli dietro. Dov'è il primo? Ah, fermiamo. Proviamo a colpire quelli dietro, va. Enrico? Forse... No, niente, termino senza power up. Difendere la posizione sarà durissima. Angio ci ha provato. Ma guardate, se arrivo sesto sono contento, perché veramente è stata durissima sta gara. Eravamo comunque davanti tutti vicinissimi. Tutti vicinissimi. Magari potevo ancora recuperare un paio di posizioni, eh. Vince Henry, che era davanti a me, è riuscito a recuperare Ace e Luca. Ok ragazzi, settima corsa. Ci mancava il Baby Park, fantastico. Mamma mia, ci mancava il Baby Park. Oh, power up preso, incredibile. Faccio che prenderne due. Funghettino. Il Baby Park è divertente perché può capitare di tutto. Può veramente capitare di tutto. Mi è uscito il fantasmino giusto in tempo. No, sono ricomparso e mi prende un guscio verde così selvatico. Ma anche Angio ha beccato. Doppia stellina addirittura. Che esagerato. Enrico, ti mangio. E qualcuno mi deve fermare, come sempre. Aia. Ah, ma il Baby Park è sempre un casino incredibile, comunque. Dai, che qualcuno lo blocco. Sì, ma sono undicesimo. Come faccio a essere così indietro? Dai, ma che caspita è successo? Ha vinto Franci, poi Luca, poi Ace. Però, ragazzi, che partitaccia. Ok ragazzi, ottava corsa, di nuovo Arena Excite Bike. Stanno uscendo più o meno sempre i soliti tracciati. 2. Dopo voglio provare a cambiare personaggio perché mi sento un po' preso di mira. Occhio, occhio. Vabbè, sganciamola, tanto oramai non serviva più a niente. Ah, qualcuno mi sa che l'ho centrato, Buono, buono,
Magari potevo aspettare ancora un attimo, però... I gusci me li tengo perché potrebbero tornarmi utili. Occhio. Dai, volevo superare... Volevo superare Luca, così il guscio rosso c'entrava lui. Diciamo che non faceva danni, insomma. Facciamo così. Via. Non so se passare esterno oppure no. Il funghetto me lo tengo ancora un attimo qua. Ti porto via il doppio. Anche Davy Bonny sta tenendo il funghetto lì. Sono rientrato giusto in tempo. Ah, ma loro tagliano, vedi come tagliano. No, vado fuori. Volevo fare tutta un'altra roba, niente. Stellina sprecata praticamente. Qui sbagli. È impressionante perché sbagli una roba, sei dietro, eh. Sbagli una cosa, sei dietro. No, no, ma non recupero più, anche perché abbiamo beccato tutti quanti dei power-up incredibili. Sono arrivato sesto, non so neanche io come, sinceramente. Non ho la più pallida idea. Podio di Johnny, Harry e Davy Bonny. Lo stanno abbastanza monopolizzando. Ok, ragazzi, Strada del Fiocco. Una delle piste più belle di Mario Kart, insieme alla pista polare. Ma alla fin fine sono tutte belle, ognuna ha le proprie... particolarità. Io comunque non ho ancora cambiato, no. Come caspita ho fatto a prendere quel power up? Dicevo, non ho ancora cambiato personaggio, è meglio che lo cambio, perché mi sento un po' bombardato, se devo essere sincero. Probabilmente giocassi online per i fatti miei andrebbe diversamente. Che poi mi scrivono, ma non sai giocare. Provate voi a giocare contro 10 persone, poi ne riparliamo. Ciao, cerchiamo di prendere almeno un power up. Buono. Sì, però se anche, anche... Oh, ti ho superato, sono più veloce io. Mi molla in curva. Sì, però quello dietro di me ha beccato addirittura la stellina. Cioè, dai. Sì, ma non mi puoi centrare quell'affare lì. Davy Bonny, cosa mi combini? Cosa mi combini? Come hai fatto a centrarmi quell'affare gigante, praticamente? Ok. E... volevo fare una cosa. Volevo tagliare un pochettino. Ciao, Vavino. Abbiamo fermato DK. No, dai! Stavo facendo una rimonta incredibile. Franci, per te un bel guscio rosso. Visto che hai già vinto troppe volte oggi. Ah, guarda il suo compare che vola giù. Mi è riapparso proprio davanti agli occhi. No, vabbè, dai. Ma che stress! Oddio. Stavo per essere centrato in pieno da quel guscio verde. Stavo per essere centrato in pieno da quel guscio verde come sempre poi, perché finisce sempre così. Harry, Ace e Vav. Decima corsa e si torna nella pista del Baby Park. Mamma mia. Ma non è divertente Cree 17? Non è divertente questa pista? Dai, cos'ha di divertente? È un casino unico e basta. Vince chi becca i power up migliori subito.
Non so come ho fatto a strappare quel power up, sinceramente. Poi ho due banane e mi centrano lo stesso. Ho ancora... Sì, ma dove caspita sono i primi? Così solo per sapere. No, perché non li vedo. Sta arrivando anche un pallottolo Bill. Dai, che manca... Mancano... Fantasmino. Vav... No, non ci credo, non ci credo! Rendetevi conto, ha centrato me nonostante l'abbia lanciato quando io ero dietro di lui. Pazzesco, è veramente impressionante sta cosa. Per fortuna non sono arrivato dietro. Ok ragazzi, penultima corsa di oggi, giungla di Kay. Dovevo cambiare... Dovevo cambiare personaggio. Allora, cerchiamo di finalmente ritornare sul podio. E lanciali sti gusci. Niente, tutte le volte passi davanti ai power-up doppi e non segnala che li hai presi. No. Ritenta, sarai più fortunato. Ok, ha perso anche l'ultimo. Bello. Niente, mi ha preso lo stesso. Ho detto vado largo. Vediamo cosa viene fuori. Ma qualcuno è volato giù? No, però dammi quel funghetto. Ma proprio quello dovevi prendere. Ma dai. Mamma mia. No, però ho portato via... Ho portato via il guscio verde a Franci. Stavolta tocca a me. Ah, però mi sa che ha colpito tutti e due. Oh, mamma, doppia. Doppia di Luca. No. Dai, mi avete rovinato la gara, ragazzi. Mi avete rovinato la gara. Bomba, evitata, grazie. Arrivederci. Usiamo la stellina, vediamo se riesco a recuperare qualcosina. Una posizione l'ho presa perché qualcuno deve essere caduto. No, no, dai! Ma che stress! Ecco il guscio blu e voilà! Mi fa perdere mezz'ora. Grazie, arrivederci! Mamma mia, che inferno sta gara, che inferno. Vince Luca, poi Franci, poi Alino. Ultima corsa di oggi, torno praticamente a casa. Probabilmente magari potevo accumulare più punti se le cose fossero andate in modo diverso. No, perché mi sento un po' puntato, devo essere sincero. Mi sento un po' puntato, se devo essere sincero. Questo me lo metto dietro. Adesso rimbalza malissimo. Devo provare a scappare.
devo veramente provare a scappare. Se non intervengono i bot, possiamo magari riuscire a combinare qualcosa. Ecco, magari anche l'inchiostro evitiamolo, che è meglio. No, vabbè, tanto c'era il fulmine comunque. Ha danneggiato tutti, o almeno la maggior parte. Devo raggiungere quei power up. Bomba. Però sono troppo scoperto. Eccolo lì il guscio rosso. Eccolo lì. Oh, Alino che si è fermato. Attenzione, guscio blu. Ottimo. No, si è preso il doppio. Però essendo primo, in teoria, gli sono uscite le banane. Boh, non lo so. Sì, ma ha portato via. No, non ci provare. Non ci provare proprio. Bomba. Oh, forse ho preso Franci. Forse ho preso Franci. Mamma mia, l'ho preso proprio alla fine. Davi Bonni, Franci comunque chiude terzo. Alino, hai rallentato a un certo punto, eh. Ok ragazzi, ho completato il numero di corse gare previste. Andiamo a vedere come si è modificata la classifica dopo questa terza manche. Ok ragazzi, questa è la classifica finale dopo la terza manche. In testa c'è ancora Spiritello con 365 punti, inseguito in seconda posizione da Vav con 324. Marcus completa il podio con 295 punti e mi fa scendere in quarta posizione con 281, quindi per pochi punti devo lasciargli il terzo gradino del podio. Quinta posizione per Enrichi con 269 punti, Luca sesto con 243, inseguito da Emanuele con 228 punti, Dottor Vab gli fa compagnia in ottava posizione, anche lui 228 punti, nona Destiny con 206, decimo Johnny con 202, undicesimo Ace Pastu con 201, a pari merito con FJ Franci, 201 punti anche lui, Davi Bonni 171, SS Lorenzo 165, Angio 162, Dani in sedicesima posizione con 151 punti, inseguito da Lorenzo 821 con 148, New Entry Pero 18esimo con 144, Madoka 19esimo con 141, Dark Angel 20esimo con 136, Ale 21esimo con 124, a pari merito con un'altra Ale 10, anche lei a 124 punti. 23esimo Not Scared con 104, 24esimo Ghost con 99, 25esimo Alino con 96, 26esimo Solomon con 90 punti, 27esimo Omar Ita con 81, 28esimo Luca 08 con 77, 29esimo Monix Sam con 68, 30esimo Nick con 64, 31esimo Pietro con 57, 32esimo Armiale con 36 e 30esimo Lollo 13 con 15 punti. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Mario Kart 8 Deluxe qua. La classifica, come potete vedere, si è modificata parecchio. Alcuni hanno scalato un bel po' di posizioni, altri invece, che magari non hanno potuto partecipare a questa manche, sono fermi e ne hanno perse alcune, che secondo me comunque potranno recuperare tranquillamente nel prossimo episodio. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Mario Kart 8 Deluxe. Alla prossima ragazzi! Yeah.